Il video sui voli low cost è stato un successone, ma giustamente circa in 800 mi avete fatto questa domanda qui. Piccola premessa, non pretendete di andare negli hotel di lusso, ovviamente state viaggiando low cost e non andrete di certo nelle catapecchie, ma neanche negli hotel a 5 stelle. È inutile che vi parlo di Booking ed Airbnb perché li conoscete tutti, vi basta fare la ricerca impostando come filtro parti dal prezzo più basso. Ma ci sono altre due soluzioni, una low cost tradizionale e una totalmente gratuita, ma che fa per voi solo se siete delle persone che si adattano facilmente e che hanno un briciolo di coraggio. La prima è Hostelworld, un sito che si occupa di comparare gli ostelli in tutto il mondo. Fermi, non dovete per forza condividere le camere, come vedete ci sono anche le stanze private che costano leggermente di più, ma si tratta comunque di prezzi molto bassi. La seconda è Couchsurfing, un'applicazione che cerca per voi persone disposte ad ospitarvi gratuitamente. Ovviamente l'app è sicura, esiste da più di 20 anni, però verificate sempre le recensioni delle persone che vi stanno per ospitare. Io l'ho usata spesso e ci ho conosciuto persone fantastiche. Fate tutte le domande che volete nei commenti e cercherò di rispondere magari in altri video.